prima l'argomento dell'app Go Manager, quindi dell'app per i titolari per i collaboratori. L'app deve essere attivata, quindi per ogni collaboratore presente all'interno di GoWeb. Partiamo quindi, il primo passaggio che andiamo a fare è l'attivazione dell'app per ogni singolo utente. Quindi, per attivare l'applicazione possiamo fare il passaggio breve, quindi entriamo direttamente dalla reception, qui avete la finestrella dei collaboratori. Da qua, accedendo all'omino che trovate di fianco al nome del collaboratore, entrate direttamente nell'area, quindi nell'area riservata ai dati del vostro collaboratore. Il consiglio che vi do è quello, prima di andare ad attivare l'app, di andare ad inserire i dati del collaboratore. Quindi come dato principale per poi andare all'attivazione dell'app è quella di inserire la mail. Quindi sui dati anagrafici, qui sotto la possibilità di andare a inserire la mail. Quindi Sant'Angelo, in questo caso metto la mia mail, e poi salvate. Quindi primo passaggio, entrare all'interno del dati dei collaboratori e inserire nei dati anagrafici la mail. Il secondo passaggio per andare ad attivare l'applicazione è cliccare sul pulsantino che trovate qua sopra, App Go Manager. Quindi clicco e trovo il tasto Attiva App. Quindi clicco, il sistema mi propone i dati per la creazione dell'account del collaboratore. Ho sia la possibilità di inserire il cellulare, ma anche la possibilità di inserire la mail che abbiamo già inserito precedentemente. Quindi eventualmente qui potreste anche andare ad inserire il cellulare del collaboratore. Dopodiché facciamo procedi e al vostro collaboratore arrivano due mail che vi mostro da qua. Allora abbiamo la prima mail che riceve il collaboratore e la mail che gli inizializza la creazione dell'utente. Quindi ciao, il nome del collaboratore, inizia la tua esperienza con Go Manager e quindi propone i due store in cui poter andare a scaricare l'app. Quindi il Play Store, che è quindi lo store di Android, oppure App Store, che è lo store di Apple. Da qui il collaboratore o il titolare può andare a scaricare la sua app Go Manager. La seconda mail che riceve è la mail con le credenziali. Così come succede per gli utenti che sono vostri clienti dell'app GoBooking, anche in questo caso ovviamente si hanno delle credenziali per accedere, quindi utente e password. Quindi l'utente e la password che è solo per il primo accesso. A questo punto vediamo come andare ad inserire questi dati all'interno dell'app. Allora ve la metto a tutto schermo. Vediamo. La vedete? Vedete l'applicazione, lo schermo? Perfetto, quindi clicchiamo su Go Manager e qui ci permette di andare a inserire utente e password. Quindi io inserisco il nome dell'utente. E la password che ci ha comunicato il sistema. Accediamo. Il sistema, come per i clienti, quindi come per l'app GoBooking, vi chiede poi il cambio password. Quindi l'inserimento della vecchia password comunicata dal sistema e l'inserimento della nuova password. Che potete scegliere, ovviamente titolari e collaboratori possono scegliere la password che desiderano. Dopodiché procediamo a fare il cambia password. Password cambiata correttamente e a questo punto questa è la schermata di home che mi si presenta. Quindi in questa schermata di home che cosa abbiamo? Allora io adesso sono entrata e il mio profilo è un profilo di utente operativo.
l'utente operativo è quindi come se fosse il vostro collaboratore. Per cui i dati principali che può vedere il collaboratore quali sono? Per cui partiamo dalla panoramica della home. Nella home abbiamo gli appuntamenti. Quindi cliccando su appuntamenti compare il grafico. In questo grafico abbiamo i passaggi, quindi quanti clienti ha servito il collaboratore in quella giornata e quanti appuntamenti ha fissati nella giornata stessa. In questo modo ha il collaboratore, accedendo alla propria app, ha l'idea di quanto lavoro ha da fare nella giornata e a che punto è già arrivato. Dopodiché abbiamo invece, se ci spostiamo su fatturato, abbiamo il collaboratore può visualizzare come è stato suddiviso nella giornata il suo fatturato, quindi suddiviso tra ricavi e suddiviso tra servizi, quindi ricavi da servizi e ricavi da rivendita, quindi quanto ha fatturato il collaboratore di servizi e quanto ha fatturato dalla rivendita. Scusate che chiudo un attimo la porta. Il cane che abbaia, se no non sentite. Ok, perfetto. Quindi in questo grafico invece ci sono quindi solo dati, ecco, qui non si vedono dati economici, ma si vedono solo dati di quantità. Poi abbiamo più in basso gli appuntamenti, quindi cliccando su prossimo appuntamento mi mostra in agenda chi è la cliente che servirà il nostro collaboratore, quindi in questo caso Francesca sarà il prossimo cliente che riceverà, e più in basso abbiamo proprio i miei appuntamenti e cliccando sui miei appuntamenti c'è questa videata che vi mostra tutti gli appuntamenti che ha in agenda il collaboratore. Cliccando sul singolo appuntamento poi ho anche il dettaglio di quello che farà, quindi ora di inizio, ora di fine e che servizio. Cliccando su domani ho anche tutti gli appuntamenti che il collaboratore stesso farà nella giornata di domani. Quindi qui il collaboratore ha l'idea quindi di quando inizierà la mattina, che cosa farà e chi saranno i clienti che seguirà. Quindi qui, e poi cliccando appunto come abbiamo visto anche prima, mi permette per ogni singolo cliente di vedere che lavori deve svolgere con lui. Elena, c'è una domanda, sì? Una mano alzata. Prego, apri il microfono, Antonella. Ecco, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io chiedevo una cosa. Io ho scaricato GoManager, però mi dice dati non disponibili. Per quale motivo non riesco a vedere io i dati? Perché mi dà questa schermata, non so se la vedete. Sì, allora, i dati non sono disponibili perché molto probabilmente oggi, avendo l'agenda vuota, allora io adesso mi compaiono i dati perché sono dati che ci sono in agenda. Ma mi appare sempre questo, me? Ma lei utilizza l'agenda di GoWeb? Assolutamente sì. Dati non disponibili. Esatto, non riesco a capire perché non mi dà sempre questa schermata, non è la prima volta. Cioè io quando vado dentro in GoManager mi dà questa videata. E la GoManager, poi allora possiamo può fare in questo modo, le consiglio di aprire un ticket, okay, alla nostra assistenza in modo tale che verifichiamo effettivamente la sua posizione scrivendoci cortesemente il nome dell'utente con cui si collega in modo tale che riusciamo a capire effettivamente da che utente fa l'accesso e perché si vede quel dato. Perché se i dati ci sono, compaiono. Quindi okay, se i dati perfetto. Sono in agenda, compaiono assolutamente. Ok, ne devo fare due, uno per stamattina e uno per oggi. Esatto, sì. Va bene, grazie. Grazie a lei, Antonella. Grazie.
Per cui, quindi, in prima battuta abbiamo per cui tutti i vari appuntamenti, per questo modo il collaboratore può avere, quindi anche senza andare direttamente nel PC che magari avete solo nella postazione cassa, può tranquillamente dal proprio smartphone con la propria applicazione vedere qual è il da farsi della giornata, se della giornata di Aran, se della giornata successiva. Altro modo per accedere ovviamente agli appuntamenti, qui in basso c'è il calendarietto, quindi premendo sul calendarietto vi porta all'icona sempre degli appuntamenti di oggi e di domani. Ritornando nella schermata home, quindi oltre agli appuntamenti abbiamo detto che c'è il fatturato, quindi qua si sono solo dati tutti a video, solo numeri senza valori economici. Altra cosa che può fare il collaboratore dalla propria app è la registrazione delle presenze. Quindi per la registrazione delle presenze, andando sulle tre lineette che trovate in alto sulla sinistra, compaiono tutti i vari menu, tra cui ovviamente c'è il Boss Informa che è utilissimo sia per il titolare ma ovviamente anche per il collaboratore. Sul Boss Informa ci sono tutte le notifiche che arrivano da parte nostra, quindi da parte di Boss, per cui qui dentro potete trovare tutte le novità e tutte le informazioni che vi inviamo. Per cui tornando qui, aspettate che si aggiorna, ok. Dopo la home, che è quindi la schermata con cui siamo entrati inizialmente, c'è l'entrata e l'uscita. Per cui cliccando da qua, e vi anticipo che in questo caso per cui non serve avere una card e non serve neanche tenere traccia del codice della card sulla scheda del collaboratore. Da qua il collaboratore può registrare la propria entrata e può registrare la propria uscita. Adesso io registro l'uscita, vedete? Quindi il collaboratore è uscito, per cui se io ritorno qui su entrata e uscita, mi permette di vedere nell'arco della giornata, vedete, l'entrata è stata timbrata alle 10.57 e uscita 14.47. Quindi questo ci permette di vedere effettivamente gli orari lavorati nella giornata. Questo è comodissimo perché tramite questo strumento tecnologico, e poi lo smartphone ce l'hanno sempre tutti a disposizione, vi permette di tracciare un orario, un calendario presenze super dettagliato in realtà per ogni vostro collaboratore. Quindi questo è davvero uno strumento utilissimo, senza che facciate come si utilizzava all'epoca, e magari alcuni lo utilizzano ancora adesso, la registrazione degli orari cartaceo, quindi la registrazione delle presenze cartaceo. Ma tramite questo strumento si può andare a tracciare le entrate e l'uscita tutto a livello tecnologico. Tra l'altro, andando a segnare le entrate e l'uscita, per esempio, c'è anche la possibilità di far comparire il nome del collaboratore in reception solo nel momento in cui va a tracciare l'entrata, e questo quindi vi permette di avere ancora di più sotto controllo la situazione. Sempre dalle tre lineette, appunto, c'è proprio il dettaglio degli orari. Da qui si avrebbe il riepilogo di tutti i vari giorni lavorati con tutti gli orari, quindi il collaboratore stesso può avere sotto controllo tutta la propria posizione lavorativa a livello appunto di orari lavorati. Questa è l'app. Ecco, inoltre l'ultimissima cosa che può vedere sempre il collaboratore è i clienti in sala, quindi sempre dalle tre lineette, clienti in sala. Qua il collaboratore può avere l'evidenza di chi sono tutti i collaboratori, i clienti, scusate, che sono presenti in sala in questo momento e che cosa hanno già tracciato nel dettaglio del documento. Quindi da qua si può vedere già se il cliente che magari sta seguendo in quel momento ha già il conto preparato o meno. E quindi poi qui ci sono variazioni che si possono andare a fare di conseguenza. Questa è l'app, è la funzione base dell'app Go Manager del
collaboratore, per cui vedete che è un'app con i dati che principalmente servono ai collaboratori per lavorare tranquillamente durante la giornata, per vedere a che punto sono arrivati e per organizzare il meglio al proprio lavoro, tutto dal proprio smartphone. Da qua inoltre, per chi ha più saloni e ha magari collaboratori che si spostano da un salone all'altro, il collaboratore tramite questa iconcina che trovate in basso a sinistra, che è una sorta di edificio, vi permetterebbe il collaboratore eventualmente di spostarsi da un salone all'altro. Quindi ipotizziamo la mattina è in un salone, al pomeriggio si sposta in un altro salone, spostandosi può vedere poi nel pomeriggio che tipo di lavoro farà nell'altro salone. Quindi la Go Manager, sia lato collaboratori sia lato titolari, se ci fossero più nodi e più saloni attivi, ci si può tranquillamente con un solo utente spostare da un salone all'altro. Quindi questo sempre a portata di mano del collaboratore o del titolare. Se ci sono domande riguardo a questa prima fase, se no proseguiamo con la parte invece per il titolare, che è quella più corposa di informazioni. Allora, torno su Go Web. Ok, questa l'archiviamo qua un attimo. Torniamo su Go Web e vi faccio vedere, io adesso mi cambio qui un attimo l'utente. Perfetto. Vi faccio vedere invece come si procede all'attivazione dell'utente. Mi sposto. L'attivazione dell'utente per l'utente titolare, che è quindi quello che vi interessa a voi. Ovviamente l'utente titolare ha una visione completa della propria attività, quindi non vedremo solo numeri, ma andremo a vedere anche quello che ci interessa a livello economico. Quindi andiamo a procedere all'attivazione, clicchiamo sempre, quindi ipotizziamo che qui questo sia il nome del titolare, accediamo alla sua scheda, sempre sui dati anagrafici il consiglio è sempre quello di andare a inserire la mail, quindi inserisco la mail, così facciamo rivedere anche per quelli che sono entrati dopo, questa anche la procedura d'attivazione per l'app, per il profilo del collaboratore. Quindi la prima fase è identica. C'è un dato importante. Una volta salvato, andiamo su App Go Manager e facciamo attiva app. Anche qui eventualmente possiamo andare a inserire il numero di telefono se lo desideriamo, che così abbiamo tutta la scheda del collaboratore o del titolare completa. A questo punto al titolare sono arrivate le due mail. La prima mail è quella in cui gli viene proposto dove andare a scaricare l'app Go Manager, quindi dallo store di Android e dallo store di Apple. E la seconda mail che riceve è quella delle credenziali. Le credenziali, quindi nome utente e password, che è sempre valida per una volta sola. A questo punto però, prima di accedere, di far l'accesso, voi come titolari dovrete andare ad applicare una modifica, perché di default l'app e l'utente viene attivato con il profilo base, quindi con il profilo del collaboratore, con il profilo che noi chiamiamo operativo. Una volta che attivate l'app, invece, per voi titolari dovete fare questo passaggio. Dobbiamo spostarci su dettagli utente e andare a abilitare il pulsantino della modifica. Quindi clicco su modifica e qui c'è la possibilità di andare a fare delle modifiche, tra cui, come vedete, app configurazione. Quindi, come vi anticipavo, il profilo si apre in prima battuta come operativo, quindi come per il collaboratore. In seconda battuta, quindi voi che siete invece titolari, avete la possibilità di abilitarlo come manager. Come manager, ovvero come titolari del salone. Salviamo. E l'abilitazione del profilo della Go Manager come titolare
ovviamente vi permette di andare praticamente a vedere tutto, perché vedete, queste sono tutte le funzionalità, quindi tutto il lato fatturato, appuntamenti, clienti, collaboratori, sono tutte attive. Quindi voi vedete tutto nella completezza dei vostri dati. Io esco e rientro dall'app, in modo che entro come... Quindi mi risposto sull'applicazione, la mettiamo a schermo intero. Eccola qua. E a questo punto... Ok, vedete che la schermata è già cambiata. La schermata è cambiata perché adesso qui abbiamo invece dei grafici un pochino diversi, i numeri cambiano. I dati del salone sono sempre gli stessi, ma i numeri cambiano e le configurazioni dell'app si sono modificate. Quindi in prima battuta cosa vediamo? Vedete che qui abbiamo dei grafici. Quindi abbiamo, qui ci indica tutto il fatturato che ha incassato la vostra attività, come si è sviluppato sia per la giornata di ieri sia per la giornata di oggi. Quindi voi avete due dati, qui in prima battuta sono dati che sono delle percentuali, ma cliccando sulla fetta di torta vi compare anche il dato economico. Quindi nella giornata di ieri sono stati incassati in questo caso più di 3.200 euro da ricavi derivati dai servizi. Se mi sposto sulla fettina in basso della ricavi da rivendita, mi dice quanto fatturato dalla rivendita, ricavi da prepagate e ricavi extra. Lo stesso posso fare spostandomi, quindi io clicco su oggi e mi mostra la torta dei dati odierni. Quindi quanto incassato dai servizi, quanto incassato dalle prepagate e quanto dai prodotti da rivendita. Questo ovviamente è per la globalità di tutta l'attività. Quindi questa è la sommatoria tra tutto quello che ha prodotto il titolare e hanno prodotto i collaboratori. A questo punto cosa facciamo? Vedete che qua compare sulla destra questa freccia? Questa freccia in realtà mi permette rapidamente di andare a fare il cedolino della giornata odierna, per cui voi comodamente con il vostro smartphone avete la possibilità con quella freccettina di andare a creare il PDF in cui potete vedere l'incasso della vostra giornata. Poi ovviamente i PDF sul cellulare sono totalmente, vedete che potete andare ad allargare e a questo punto poi potete decidere eventualmente di salvarlo, di stamparlo, insomma. È proprio un'anteprima del PDF, potete andare a vedere tutti i vostri dati, per cui questo è come il cedolino di riepilogo che vi compare su Google Web. Vi dice quanto è stato incassato, quanto sconto è stato fatto, quanta IVA, vi va a dire la differenza tra i servizi, quindi linea salone, linea estetica, vi dice quanti prodotti sono stati venduti, vi dice quante tessere prepagate sono state vendute, i metodi di pagamento ed eventualmente il non riscosso. A questo punto torniamo indietro e quindi questo è il primo grafico che vi compare sulla vostra app Go Manager da titolari. Dopodiché ci spostiamo, quindi io scorro con il dito e mi fa vedere gli appuntamenti di ieri, quindi la situazione della giornata passata e la situazione invece della giornata odierna. In questo caso ovviamente mi prende anche qui la globalità di tutto quello che sta succedendo nel salone o nel centro estetico, quindi mi dice... oggi quanti sono stati i passaggi già effettivi, quindi passaggi già registrati, per cui clienti a cui ho già emesso un documento, parliamo quindi di 9 clienti, 9 passaggi, però in realtà nella giornata di oggi sono segnati 26 appuntamenti in totale. Quindi questo vi permette di avere una visione generale su tutto quello che sta succedendo. Anche qua vedete compare la freccetta a lato, cliccando sulla freccetta, vedete, vi crea il PDF
ovviamente dai clienti passati. Quindi in questo caso, ve l'allargo per bene, anche qui sempre molto editabile, quindi potete far tranquillamente lo zoom, vi dà l'elenco di tutti i clienti che sono effettivamente già passati e a cui è stato già emesso un documento, con quanto hanno speso, quindi per un totale di 9 passaggi per 8 clienti, perché ci sono stati dei clienti che sono passati in questo caso più volte. Quindi anche questo è un PDF che voi potete tranquillamente decidere di salvare, insomma, potete fare poi le classiche funzioni che con tutti i PDF che aprite tramite lo smartphone. Elena, c'è una domanda, sì? Flaviana, che chiede se è possibile vedere più di 2 giorni nell'app, ieri e oggi. Allora, più di 2 giorni insieme, ci sono i PDF poi preimpostati, però sono sempre divisi, ieri e oggi, la settimana in corso. Eventualmente possono vedere la settimana in corso. Il confronto non c'è al momento. Sì, sì. Se ti riferisci, Flaviana, alla schermata di home dove vedi i grafici, la schermata è stata lasciata così snella, dove puoi vedere oggi e come sta andando oggi rispetto a ieri. C'è un'esigenza appunto di semplificare sui dati che prevalentemente si tende a guardare. Poi, come disse appunto Elena, ci sono poi le reportistiche che vanno su tutta la settimana e vari periodi. Questo, diciamo che lo scopo dell'app è di tenervi in contatto con il salone oggi, e ovviamente l'oggi ha un riferimento guardando anche quello successo ieri. Poi ci sono appunto le reportistiche, ma l'impostazione dell'app è questa. Sì, sì, grazie. No, ma intendevo tipo oggi e ieri io non vedo niente, però magari mi interessava vedere sabato o venerdì, era in quel senso lì, però era solo per sapere se era possibile modificarlo e vedere quelle due cose lì, ma nessun problema, grazie. Di niente. Prego, figurati. Ok, quindi qui ovviamente sì, i dati vengono visti, quindi il lunedì ovviamente che è un giorno per la maggior parte di voi di chiusura, e la giornata di ieri che era appunto domenica, immagino anche sempre per la maggior parte di voi di chiusura, questi grafici non vengono caricati, ma ovviamente potete andare a vedere sicuramente gli appuntamenti invece di domani, perché qui vedete che poi qui in basso trovate 12, che sono poi gli appuntamenti della giornata successiva. E per vedere invece tutti i dati passati, poi andremo a vedere tutti i vari PDF che l'Ago Manager vi mette a disposizione. Quindi, ritornando sui nostri grafici che appunto abbiamo messo a disposizione, perché sono quelli ovviamente più di impatto per voi, che più vi interessa il fatturato, i clienti passati, e in ultima battuta ovviamente i vostri collaboratori e voi stessi, se ovviamente siete titolari e lavoratori. Quindi qui abbiamo la suddivisione del fatturato rispetto al lavorato effettivo, rispetto al fatturato effettivo erogato dai propri collaboratori, cliccando su ogni singolo spicchio di questa torta. Riusciamo a vedere già qui di impatto quanto hanno fatturato i nostri collaboratori nella globalità. Se invece desideriamo avere più il dettaglio di quello che hanno effettivamente prodotto, cliccando sempre sulla freccetta che trovate sulla destra, vi permette di andare ad avere il report dei collaboratori. Quindi qui, sempre super editabile, quindi zoom, vi permette di andare a vedere tutti i vostri collaboratori, che cosa hanno fatto, che servizi hanno erogato, quindi sia differenza servizi prodotti, quindi in questo caso per esempio Elena, questi sono tutti i servizi che ha erogato, i prodotti che ha venduto e il suo totale, quindi se avete poi degli obiettivi giornalieri da far a cui far arrivare i vostri collaboratori, potete sicuramente andarli a verificare da qua. E qui vi dà appunto il dettaglio
di quello che hanno fatto i vostri collaboratori. Quindi questo è quello per la giornata odierna, quindi diciamo che è il dato che è in corsa. Viceversa, se vogliamo vedere i dati della giornata di ieri, che sono quindi dati finiti, andando su sempre sull'apertura del report, questi sono i dati conclusi e chiusi della giornata del 24, quindi qui vi dice nello specifico tutto quello che hanno fatto i vostri collaboratori nella giornata passata. Immagino che magari lo volete guardare alla mattina mentre fate colazione e guardate i dati della giornata passata, ecco perché abbiamo messo poi i dati di ieri e di oggi. Quindi questa è la prima panoramica subito d'impatto di tutti i dati che voi potete vedere a disposizione. Dopodiché, oltre a questi dati, abbiamo sempre un riquadro sugli appuntamenti, quindi ci spostiamo leggermente più in basso, appuntamenti che abbiamo detto 26 sono gli appuntamenti di oggi, 12 sono gli appuntamenti di domani, così vi danno anche una numerosità di quello che è l'afflusso che ci sarà in salone. Cliccando anche qui sul pulsantino vi permette di andare a vedere, ecco qui ovviamente vedreste tutti gli appuntamenti di tutti i collaboratori, quindi indifferentemente prima il collaboratore vedeva solo i suoi, qui voi da manager, da titolari li vedete tutti, c'è la differenza di orario, di colore, scusate, per se ci sono delle richieste particolari, quindi per se ci sono degli appuntamenti ancora da confermare, quindi c'è la colorazione diversa, vedete questi sono tutti i vari appuntamenti. Cliccando sul cliente vi dà sempre il dettaglio di quello che deve fare e con chi, perché qui ovviamente, come vi dicevo, avete l'elenco di tutti i clienti che fanno degli appuntamenti per tutti i collaboratori, sia per la giornata di oggi, sia poi per la giornata di domani. Avete anche la possibilità di andare a vedere le memo, quindi diciamo che avete proprio la visione globale dell'agenda come su Google Web, qui in modo molto stilizzato ma assolutamente molto chiaro, messo in orario dalle 8 del mattino per tutta poi la giornata. E quindi questo è un bel punto, un bel focus su quello che riguarda gli appuntamenti. Poi adesso ci spostiamo nelle ultimi tre bottoncini che troviamo in basso. Negli ultimi tre bottoncini partiamo da quello più a sinistra, che è quella specie di grafico fatto a torta. Ci clicchiamo sopra e questo grafico, ecco, questi fantastici grafici sono quelli che principalmente ritrovate, alcuni nell'X-Ray, altri invece come il primo della previsione del fatturato è quello che vi trovate, la famosa barra che trovate in alto sulla destra, che parte da zero ogni mattina fino ad arrivare a 100, 200, 300, più siete bravi poi più la percentuale aumenta e il colore diventa verde. Qui ci permette di vedere quindi il fatturato, per cui i servizi prenotati in agenda, il fatturato che effettivamente è stato incassato tra servizi, vedete che poi cliccando sopra vi permette di vedere ancora più nel dettaglio, perché magari è piccino, invece cliccando sopra avete il focus. Per un fatturato totale vi dà anche il totale di 591,50. Qui abbiamo la possibilità di vedere per questo grafico sia i dati di oggi, ma anche i dati di ieri. Quindi ecco, sulla giornata di ieri ovviamente questo grafico è assolutamente in linea, perché come servizi prenotati avevamo 1.876 euro, ma ovviamente entro la fine della giornata siamo arrivati a sfiorare i 4.600 euro di fatturato, per cui anche qui poi cliccando abbiamo il focus tra quello che doveva essere come servizi prenotati, poi quello che è realmente successo con i servizi prodotti prepagate e il fatturato totale. Per cui questo primo grafico ci dà l'impatto di quello che c'è in agenda e quello che piano piano si sta effettivamente fatturando in salone o nel centro estetico. L'altro è sulla redditività degli operatori, quindi che è lo stesso che troviamo nella schermata di home, l'abbiamo riportato qua perché ovviamente è di fondamentale importanza. E poi invece troviamo a questo punto i grafici che sono
mensili. I grafici mensili, ovvero, che cosa ci dicono? Ci vanno a dare delle indicazioni in prima battuta sui prodotti, quindi miglior prodotto. Ovvero, qual è stato il prodotto più venduto? Champargan 250 ml. Questo perché? Questo perché vi dà subito l'idea di quali sono in questo caso, gli 8 prodotti più venduti nel vostro salone o nel vostro centro estetico. Dopodiché abbiamo il miglior servizio. Quindi quali sono sempre gli 8 servizi che sono stati più erogati nel corso del mese nella vostra attività. Scorrendo abbiamo poi il nostro grafico che ormai conosciamo benissimo perché nell'X-Ray è il primo che ci compare sempre lì in alto a sinistra, è il grafico del fatturato, quindi vi permette di vedere effettivamente qual è stato il fatturato di questo mese ponendolo a confronto con il fatturato sia dell'anno scorso ma anche del mese scorso, quindi il triplo confronto tra questo mese con quello che è successo il mese scorso, questo mese gennaio 2021 con quello che è successo con gennaio del 2020. Quindi anche da qui avete la complessività di quello di come sta andando il fatturato. Qui abbiamo poi le visite, quindi come visite parliamo di passaggi, quindi quanti passaggi ci sono stati in questo mese? 110 e quanti il mese scorso. Quindi anche qui abbiamo la possibilità di confrontare effettivamente quanti clienti ci hanno visitato nel mese in corso rispetto a quello che è successo il mese precedente. E poi abbiamo in ultimo step i clienti nuovi. Quindi come clienti nuovi in questo caso abbiamo solo il confronto di questo mese perché nel mese scorso non ne sono registrati di nuovi, se no avremmo avuto sempre il doppio confronto, quindi ci dice che questo mese sono stati registrati 216 nuovi clienti. Ovviamente questo è il nostro database di prova, nei vostri casi sicuramente ci sarà il doppio dato. Per cui questo è tutto quello che voi trovate nel tastino che vi porta all'X-Ray, quindi questi sono grafici che sono molto appetibili, che sono proprio anche piacevoli da vedere perché vi danno subito l'impatto di tutte le cose che dovreste andare a monitorare nel tempo. Ritorno nella schermata di home e andiamo a vedere invece i dati quelli economici molto più corposi, perché adesso andiamo a cliccare il tastino del PDF che troviamo al centro e qui ci dà tutti i vari report che sono sicuramente quelli più appetibili per un titolare. Quindi il cedolino di riepilogo che l'avevamo già visto in prima battuta, ne faccio uno più corposo perché così almeno vi faccio vedere i dati come cambiano. Il cedolino di riepilogo lo potete fare per la giornata in corso, quindi per oggi, per la giornata di ieri, per la settimana scorsa, quindi che vi farà il calcolo in automatico da domenica a domenica, poi per la settimana in corso, quindi questa settimana, per cui parte da oggi e poi mano a mano che andrete avanti vi farà la settimana precedente invece da domenica a domenica, questo mese, quindi tutto il mese di gennaio, mese scorso, il mese di dicembre. Quindi voi dalla vostra GoBooking potete vedere comodamente seduti sul divano tutti questi dati, sia la mattina sia di sera, quando volete. Io faccio questo mese, cliccando quindi il report in automatico imposta le date, per cui anche qui sempre, essendo un PDF, potete andare a farlo zoom, quindi il salone prende già il periodo d'analisi, quindi da gennaio, primo gennaio è la giornata odierna, vi fa la differenziazione tra i documenti, vi dice quindi l'importo totale, vi fa vedere l'IVA, che ahimè in questo caso è a debito, vi fa vedere lo sconto che è stato emesso, quindi mi raccomando, ecco una parentesi, lo sconto tenetelo sempre bene sotto controllo. Dopodiché abbiamo la sezione dei servizi, con tutte le varie linee, estetica, payback, salone, prodotti, con ovviamente, ecco non ve l'ho fatto vedere, ma qua vi fa vedere anche a livello economico tutto quello che è stato fatto. Cerco di farvi lo zoom per farvelo vedere meglio. Poi qui abbiamo le tessere, quindi
qui si sono divertiti alla grandissima, ci sono tutte queste tessere che sono state vendute, quindi principalmente nella sezione tessere nel cedolino di riepilogo, vi ricordo che sono tutte le tessere prepagate, perché gli abbonamenti invece vanno a finire direttamente nella sezione servizi, perché o servizi o prodotti, se ci sono anche prodotti che fanno parte degli abbonamenti. E poi abbiamo la sezione dei pagamenti, quindi bancomat, carta di credito, contanti, Stripe per chi acquista anche direttamente dall'applicazione. Poi, e quindi questo è il cedolino di riepilogo. Poi abbiamo i clienti passati. Sui clienti passati anche qui abbiamo la facoltà di... I periodi sono gli stessi, quindi oggi, ieri, la settimana che stiamo vivendo, la settimana passata, questo mese o il mese di dicembre. Io faccio in questo caso settimana precedente, quindi cliccando... Lui, vedete, imposta le date da domenica a domenica, vi dà il dettaglio di tutti i clienti che sono passati, quindi avete proprio tutto il vostro bel elenco. Vado in fondo, che così vi faccio vedere il totale, quindi quanto si è fatturato, quante visite, quindi passaggi effettivi che sono stati, per cui nella settimana passata 355 a fronte di 100 clienti, quindi vuol dire che ci sono stati clienti che sono tornati più volte. Ovviamente questo è il nostro sempre database di prova, la vostra situazione sicuramente tra il totale e il totale clienti sarà molto più sottile, ci saranno solo i clienti bisettimanali che faranno due passaggi. Poi abbiamo il fatturato dei collaboratori. Anche qui possiamo andare a fare tutte le varie, quindi vari report preimpostati. In questo caso, se io voglio verificare come è andata, se io do ai miei collaboratori degli obiettivi settimanali, il lunedì posso andare a vedere come è andata la settimana passata. Per cui anche qui sul collaboratore Cristiano faccio un focus sull'area, guardo effettivamente tutti i servizi che ha erogato e in fondo vedo qual è stato il totale per la sua settimana. Ovviamente sempre il nostro di prova, perché 10.000 euro per una settimana per un collaboratore sarebbe davvero magnifico. E questi, quindi da qui potete andare a vedere tutti i vari dati anche dei vostri collaboratori e controllare gli obiettivi degli stessi. In ultima battuta, quello che come appunto vi dicevo prima delle presenze dei collaboratori, quindi del timbrare le entrate e del timbrare l'uscita, che volendo potreste buttare via per chi le usa ancora i fogli delle presenze cartacei e farlo in formato digitale. Se io faccio per esempio questo mese, vediamo se ci sono dei dati, sì, quindi su questo mese lui cosa vi genera? Lui vi genererebbe una pagina per ogni collaboratore, con tutti gli orari di entrata e di uscita. Guardate, vi faccio vedere questo che... Quindi, in base al giorno, vi dice quanto è stato a che ora è entrato, a che ora è uscito, e in fondo al mese vi fa il totale delle ore. Quindi è proprio come avere un foglio presenze in formato digitale, quindi è assolutamente molto comodo. E così, in questo caso, ecco, la comodità sta nel fatto che volendo uno può prenderlo, può salvarlo e girarlo direttamente all'ufficio paghe, per esempio. Quindi siete davvero molto comodi. E con le presenze dei collaboratori terminiamo i report che si possono facilmente fare veramente con un click dall'app GoManager. Torniamo nella nostra schermata di home e cosa interessantissima per i titolari che hanno più saloni, quindi che hanno più saloni all'interno dello stesso tenant, avete la possibilità con l'iconcina che trovate in basso a destra di andare e switchare il salone. Quindi qui trovereste i vostri vari saloni, cliccando fate il passaggio da un salone all'altro. Quindi assolutamente per voi è veramente avere in mano il fatturato e quello che succede in più saloni praticamente in contemporanea. Tornando invece, andando a completare l'applicazione, sulle tre freccette in alto abbiamo sempre il nostro boss informa, dove noi vi facciamo tutte le varie comunicazioni. Quindi mi raccomando, tenete sempre le notifiche attive, perché da lì è il nostro canale più diretto che abbiamo per comunicarvi tutte le modifiche, le novità, per cui tenete, mi raccomando, le notifiche sempre,
sempre accese e niente, quindi questo diciamo che è, da qui trovate principalmente tutti i dati e tutte le reportistiche principali del salone veramente a portata di mano, a portata di smartphone. Allora Elena, ci sono, approfitto, sono due domande uguali, sì? Che chiedono le credenziali, perché sì? All'inizio, rivediamo un momento. Sì, certo, certo, sì, vi faccio rivedere assolutamente come si vanno. Allora, quindi entrate col vostro utente coordinator, quindi con il vostro utente da titolare. Potete per facilità andare nell'area della reception. Qui trovate i collaboratori, quindi se voi volete attivarvi l'app come titolare, andrete sul vostro nome, cliccate sull'iconcina che trovate qua a lato e vi porta alla scheda del vostro alla vostra scheda collaboratore titolare presente su web. A questo punto potete andare ad inserire la mail, quindi facendo modifica inserite la mail, che così la vostra mail personale, ecco, così almeno i dati, quindi se avete una mail personale e una mail dell'azienda è sempre meglio che mettete la vostra personale. Una volta che inserite la mail personale potete fare salva e qua compare sull'app Go Manager, cliccate su Attiva App. Cliccando su Attiva App vi arrivano due mail, la prima che vi dirà ciao, quindi il vostro nome, inizia la tua esperienza con Go Manager, qui sono i link in cui potete andare a scaricare l'app, quindi Android e iOS, dipende ovviamente da che smartphone avete, e la seconda mail che vi arriva sono le vostre credenziali, quindi l'utente e la password che userete una volta, la prima volta per l'accesso, e poi ovviamente potrete modificarla, poi ovviamente a piacere. Essendo voi però titolari, una volta che andate su Attiva App, dovete fare questo passaggio in più, perché l'app si attiva in prima battuta come utente operativo. Sui dettagli dovete andare su dettagli utente e modificare, quindi dettagli utente, abilito le modifiche e dovete selezionare manager. Dovete selezionare manager perché in questo modo, salvando, voi avete la possibilità, vedete qua sotto ci sono tutte le varie cose di cui vi ho parlato, fatturato, appuntamento, clienti, collaboratori, voi in questo modo vedete tutto, quindi il titolare vede sia i dati numerici ma anche i dati economici, cosa che invece il collaboratore è disabilitato dal farlo. E così salvando si va a salvare il tutto. Allora, aggiungo che c'era passata una domanda prima, dove troviamo, se si può rivedere il link dove scaricare l'app. Allora, nei due store, quello di Apple Store e quello di Android, quindi quello di Google, basta che cerchiate il Go Manager e trovate l'app. Comunque, nella prima mail dell'attivazione vi arrivano anche i link. Sì, sì, qua c'è il link che vi porta direttamente alla... Vedete? Vi porta direttamente alla scarico dell'app Go Manager. Quindi cliccate. C'è un'altra domanda che chiede: per inserire foto e dettagli prodotti dall'app Go Manager, si vorrebbe modificare aggiungere le dettagli dei prodotti e le foto. Allora, dall'app Go Manager in realtà l'unica foto che possiamo andare ad aggiungere eventualmente è cliccando sull'iconcina che vi troverete in alto a destra, l'unica cosa che si può fare è andare ad aggiornare i dati propri, quindi del collaboratore, del titolare, ed aggiungere da qua la foto della... scusate, aspettate che non... aspettate che ve la porto in primo piano, eh. Quindi l'unica cosa che si può fare dall'app Go Manager, cliccando, io ho la mia iconcina sopra in alto a destra, quindi l'unica cosa che posso fare è andare a modificare
i dati miei del collaboratore e posso eventualmente andare ad aggiungere una foto del collaboratore che poi la ritrovate anche sul GoWeb. Per quanto riguarda invece i prodotti, li dovete gestire dal GoWeb direttamente. Quindi da GoWeb nell'area dei prodotti, poi ne abbiamo parlato giusto, Mirko, due settimane fa, che abbiamo fatto appunto la sessione dedicata all'app GoBooking e la parte dedicata alla GoShop, quindi alla vendita dei prodotti, gli avevamo appunto parlato come andare ad inserire la foto e le descrizioni sui prodotti. Comunque ci sarà breve sempre delle sessioni con il webinar di base del lunedì mattina dove potrai andare a rivedere queste informazioni. Allora io aggiungerei una cosa, l'app sì. GoManager vi serve per avere sotto controllo il vostro salone, quindi avere i numeri del salone, vedere come sta andando, ecco questo è lo scopo della GoManager, essere in contatto con il vostro salone. La gestione del salone invece è demandata all'applicazione GoWeb, dove lì ci sono tutte le configurazioni, del aggiungere più foto del prodotto, applicare degli sconti, applicare magari anche su una serie di prodotti una certa scontistica, quindi sono operazioni più elaborate. Ecco, lo scopo dell'app invece è di portarvi i numeri sul palmo della mano e avere sotto controllo il salone. Questo è lo scopo, quindi sarebbe uno scopo diverso. Quindi vi invitiamo appunto di utilizzare il GoWeb per questo. Prego, Elena, puoi procedere. Sì, quindi se ci sono poi delle altre domande, allora in realtà vabbè, l'app così com'è è super completa, quindi se ci sono delle domande inerenti a tutto quello che abbiamo visto, in realtà è completa per come l'abbiamo vista noi, ma in realtà ci sarebbe un altro piccolo spicchio da... Un attimo prima di passare al prossimo argomento, perché c'è una domanda per il collaboratore, è già automaticamente impostato cosa può vedere nell'app? Sì, quando voi fate l'attivazione automaticamente è per il livello operativo e quindi è la prima modalità che certo. Ha mostrato la prima, quindi non dovete fare esatto. Nulla. Esatto, sì. Da operativo praticamente si vede praticamente, vedete il fatturato, il grafico, i grafici degli appuntamenti, questi sono i flag che sono già tutti impostati con l'utente operativo, quindi in realtà voi non dovete fare niente, attivandoli ai vostri collaboratori, loro vedranno quello che abbiamo visto noi in prima battuta. Viceversa, poi appunto se appunto siete invece titolari, dovete giustamente andare e procedere a passare invece con il profilo manager in modo tale che vedrete tutto nella completezza. C'è qualche altra domanda inerente a tutto quello che abbiamo visto? Sì, ho una domanda. Volevo chiedere se con questo tipo di applicazione posso vedere diciamo le richieste di appuntamenti e se si possono confermare o se no al momento ancora va tutto gestito dal gestionale GoWeb. Grazie. Allora, figurati, Graziano. Sì, allora si possono vedere perché hanno una colorazione diversa, ma per la conferma devi comunque passare da GoWeb. Quindi dovete sempre passare dall'agenda e dove comunque avete anche lì in agenda una visibilità poi totalmente chiara e netta di quali sono le richieste d'appuntamento e da qui poi potete andare a confermarle, cosa che invece per adesso sull'app non si può fare, ma sicuramente può essere un ottimo spunto da passare allo sviluppo come informazione. Attendiamo fiduciosi. Certo. Ancora una volta però segnalare appunto che la gestione appunto degli appuntamenti che può essere articolata con una ti propongo una nuova data, ti faccio una controproposta, ecco che è una gestione un pochino più sofisticata per cui una pagina
dell'applicazione è più, diciamo, aiuta di più rispetto a un'app, questa, insomma, giusto per capire i due orientamenti appunto dell'app e della GoWeb. Sì, esatto. Bene, ci sono altre domande? No. Vedo che... Sì, cioè, inserendo lo user e la password appena ricevuti via mail non mi fa aprire l'app. E magari su questo se apri un ticket. Sì, sì. Dettagliando. Vi consiglio appunto in questi casi di aprire un ticket dalla valigetta, richieste di supporto. Tramite la nuova richiesta potete andare a scrivere i nostri colleghi. Poi c'è qualcuno, vedo che c'è Monica che ha una mano alzata, non so se... Forse era da prima. Forse prima, ok, non ho niente. Ok. Allora vedo una domanda da sì. Monica. Quindi per scaricare l'app Go Manager come devo fare? Questa è la domanda perché è venuta in due momenti. Comunque intanto rispondo, per scaricare l'app Go Manager basta andare se hai un Android sulla Play Store, se invece hai un iPhone vai sull'Apple Store e cerchi Go Manager. La faccio vedere. Oppure, segui il link che ti viene inviato, che ti è stato inviato nella prima mail dell'attivazione, che ti porta esattamente, ti porta nello stesso punto che ti sta mostrando adesso Elena. Non è che fa. Quindi questa qua l'app, quindi questo è il logo che lo vedete. Mi propone anche la WooBooking, quindi esatto. Scaricate anche quella. Avete tutto. A tal proposito avrei un'altra domanda. Posso scaricare l'app su due cellulari diversi per poter accedere, cioè ne ho, non so, uno di lavoro e uno privato? Certo. Grazie. Sì, certo, sì. Certo. Sì, sì, sì. E dentro con le stesse credenziali? Certamente. Usi la stessa credenziale. Grazie. Sì, sì, intanto una volta che sei loggato, poi premi su rimani loggato e non è nessun problema. Benissimo, vediamo se ci sono altre domande. Aggiungiamo l'ultimo pezzettino, Elena, così poi sì? Andiamo in chiusura. Sì, sì, certo. Allora, l'ultimo, aspettate che vi riporto l'app in primo piano che mi era andata giù. Eccola qua. Ok, quindi l'ultima cosa che sulla mia app in questo momento non compare, ma per chi ha attivato invece la funzionalità del Fiscal Security sicuramente compare, è appunto la possibilità di monitorare la propria posizione fiscale, quindi le proprie chiusure fiscali e il proprio stato della stampante direttamente dall'app Go Manager. Quindi per chi avesse la funzionalità della Fiscal Security attiva, sia ovviamente da GoWeb, ma anche dalla propria app, dalla GoManager, ha sempre un occhio di riguardo per capire se a livello fiscale funziona tutto correttamente. Ecco, su questo vorrei aggiungere, molte volte magari non ci si ricorda quando è quando bisogna fare la verificazione, se la stampante sta comunicando correttamente con l'agenzia delle entrate. Ecco, questa
con, attivando la fiscal security su, con l'applicazione Go Manager, voi avete la, sotto controllo il corretto funzionamento della vostra stampante, che stia facendo le chiusure, che stia trasmettendo correttamente all'agenzia delle entrate, e quindi in caso di qualche anomalia sarete subito avvisati, verrà appunto la notifica che vi allerta, attenzione che la tua stampante non sta comunicando correttamente, che ha degli invii che sono in coda, è il momento, sei prossimo alla verificazione periodica e via dicendo. E questo qui ovviamente attivando la componente di Fiscal Security nella Go Manager vi troverete questo servizio. Esatto, sì, che così in questo modo si è proprio completi a 360 gradi con anche quello. Per cui, come avete visto, è un'app molto semplice, ma con tutti i dati che sicuramente vi possono servire e potete sempre tenere a portata di mano. Ecco, la cosa bella è che una volta per avere i dati del proprio salone bisognava essere in salone, invece ad oggi sia con GoWeb ma ancora di più con Go Manager veramente a portata di mano in tutti i sensi. Bene, se non ci sono domande, noi siamo in chiusura. Aspettiamo ancora qualche istante, intanto sì, certo. Vi informiamo che la prossima sessione sarà lunedì prossimo. Stesso orario. Dove parleremo di costi, ricavi, margini. Sì, esatto. Settimana prossima parliamo di un bellissimo argomento che a me sta molto a cuore, che è appunto tutta la funzionalità che vi permette di andare a registrare e a tenere sotto controllo i costi del salone, a vedere i ricavi e poi anche a vedere proprio le marginalità, quindi è proprio un appuntamento da non perdere assolutamente. Bene, allora con questo concludiamo la sessione di oggi e vi diamo appuntamento lunedì prossimo. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. A lunedì prossimo. Ciao, Elena. Ciao, Fabiana. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie. Buongiorno Monica. Ciao, grazie.